trattenerli con incontri e convegni. Quindi ci apprestiamo, amici e amiche, per questa partita, e mancava solo il quintetto in campo della Meccanica Nova, con il numero 2 Fitzgerald, 14 Bocchetti, con il numero 15 Miccoli, con il numero 24 Bold e con il 41 Racova. Gli arbitri: Sergio Noce di Latina, primo arbitro Nicolas Pellicani di Ronchi dei Legionari Gorizia e Chiara Corrias di Cordovado Pordenone. Partiti tanto da una decina di secondi, Empoli in fase offensiva va a segnare il canestro della, primo canestro della gara, Pocio Basca, quindi già un tiro e poi va a segnare anche Vigarano con due pari, scusate, sì esatto, un attimo solo che abbiamo avuto un problema di collegamento, dicevamo due pari dopo il canestro sia di Empoli sia di Vigarano, e poi la palla recuperata da Vigarano nella seconda azione offensiva di Empoli, ora in possesso di palla, un minuto di gioco del primo quarto. Fitzgerald, la penetrazione, va in terzo tempo, sbaglia, recupera la sfera Rakova, pallone oltre la linea di fondo con la rimessa per Meccanica Nova, due pari naturalmente per questo avvio di partita, con intanto coach Cioni, Alessio Cioni, che ha un attimo dato indicazioni alle sue ragazze per la disposizione in campo. Recupera il pallone ai Miccoli per Bocchetti, che va a segno, ci pare con una tripla, in effetti sono già 5-2 punteggio dopo questa tripla di Sara Bocchetti. Va in penetrazione forzando un po' la mano Huland, perde la sfera, pallone oltre la linea di fondo, quindi c'è la rimessa per Vigarano, sempre Sara Bocchetti cerca di vincolarsi dalla marcatura di Chiabotto Fitzgerald, data in non in precarie condizioni fisiche dopo qualche problemino che ha avuto in settimana. Bolden intanto ha provato l'allungo e una bracciata per depositare la palla in cesto, nulla di fatto, pallone sul ferro, recuperata da Empoli, il bel passaggio di Mattias per Chiabotto e va a realizzare un canestro che vale 2 punti, 5-4. Vigarano, c'è il fischio di azione arbitrale, un fallo per la giocatrice della Repubblica Ceca Pocio Bratska, da tanti anni a Empoli, tante stagioni con Fitzgerald intanto, che in lunetta per questo tiro libero va a sbagliare il primo tentativo. Fitzgerald, ci apprestiamo a vivere il suo secondo tentativo, il pallone sul ferro, va a ottenere un bel rimbalzo tagliando fuori Rakova, tagliando fuori Procio Basca, e c'è Fitzgerald che ha provato la tripla, pallone sul ferro, rimbalzo di Empoli con transizione Madonna per ancora Chiabotto all'altezza del perimetro dell'area di 3 secondi, pallone sul ferro, c'è la tentativa di marcatura di Chiabotto con Miccoli, c'è un fallo però assegnato a Vigarano Miccoli, il suo primo fallo, punteggio di 5-4 dopo 7:42 di gioco. Quindi in questa fase pallone per Empoli, provato l'impenetrazione Procio Barasca, molto attiva in questa fase di gioco, una fase iniziale del primo quarto. Fitzgerald per Bolden, va a commettere fallo però questa volta Chiabotto, primo fallo per Chiabotto, quindi nel suo primo fallo. C'è la rimessa di Meccanica Nova, Bolden, Miccoli per Fitzgerald, va a procedere sotto per Miccoli, poi c'è un'infrazione di passi per quanto riguarda la giocatrice di Vigarano,
a 7:20 ancora da giocare per primo quarto. 5-4 Vigarano, possesso di palla per Madonna, c'è un altro fallo in Meccanicanova, si pare il fallo di Nicoli, quindi c'è già un cambio per Meccanicanova ed è l'ingresso in campo di Caterina Gilli, under 17, insieme unitamente a Nativi Natali, compone il terzetto delle giocatrici che hanno vinto l'Europeo under 16 lo scorso anno a giugno. È in transizione di Vigarano con il canestro di Bolden che ha trovato un varco libero e va a depositare facilmente. 7-5 ora. E Madonna al play della formazione toscana, va a sbagliare, ha recuperato la sfera Rakova con Fitzgerald, passaggio da una mano all'altra, poi Gilli scarica in piazza dalla parte opposta per Bolden, un tentativo con un lob provato a eludere la marcatura avversaria, pallone sul ferro, recupera Empoli con Madonna che ha rallentato adesso l'azione e il passaggio per 23 di Uland, va a cercare il fallo anche Bolden, va a cercare il fallo di Bolden. Uland, la giocatrice statunitense. Uland, guardia ala, classe 95, e va a segno Chiabotto. Sono due punti per Chiabotto che ci pare in ottima serata fino a questo momento, 7-9, quindi più 2 per Empoli. E va a realizzare Vigarano, un bel canestro, 9-5, 5-56 al termine. E una tentativa da 3 di Madonna sul ferro, va a rimbalzo comunque. Procio Brasca, giocatrice Clara Procio Brasca, ala della Repubblica Ceca, classe 89. Quindi 11-9 in vantaggio Empoli, va a sbagliare il primo tentativo sotto canestro Rakova. Cambio per Empoli. Ed è in campo ora Greta Brunelli, una guardia ex biancorossa Vigarano di 5 anni or sono, stagione 2014-2015, grande tiratrice. In forza ora all'Empoli, le ha dato il posto Chiabotto, e da sotto va a realizzare Bocchetti con una azione acrobatica, da sotto girandosi all'indietro, è un canestro che porta in parità Vigarano, 11-5, fino a questo momento c'è equilibrio. Uland per Procio Brasca, Repubblica Ceca, giocatrice della Repubblica Ceca, scarica per Greta Brunelli, probabilmente in partenza c'è un fallo, un'infrazione di passi, c'è un'infrazione di passi di Greta Brunelli, quindi la rimessa è per Vigarano, già a metà quarto giocato, 5 minuti ancora per la fine di questo primo periodo, 11-5, perfetta parità con Alessio Cioni che discute con un arbitro, pallone per Fitzgerald, c'è Madonna che marca e bracca Fitzgerald, ha provato Bolden, un tripla, nulla di fatto, rimbalzo Empoli, Madonna per Procio Brasca, scarica per Mattias, ha provato poi il passaggio sotto dopo che ha ricevuto da Procio Brasca, Mattias ha scaricato sotto, nulla di fatto e c'è il primo fallo di Uland. In cambio di Empoli, Uland esce, entra Rosellini, un'altra ex biancorossa, pallacanestro Vigarano, un'altra ex della formazione biancorossa in campo con Empoli, e poi dopo il secondo tentativo il tiro sbagliato da Fitzgerald, anzi una penetrazione, un tiro da sotto di Fitzgerald, Rakova ha realizzato e sul successivo capovolgimento di fronte c'è la tripla di Mattias sul 13-14 più 1 Empoli. Fino a questo momento Fitzgerald accelera, passaggio sotto sporcato da un'avversaria,
E infatti la rimessa è per Meccanica Nova, 13 a 14 più 1 per la formazione ospite. Bocchetti riceve Rakova, sono marcature uomo, marcature una contro l'avversaria dell'altra, non ci sono difese tattiche. Fallo personale intanto per Rosellini. C'è un fallo di Rosellini, la rimessa Meccanica Nova. Ha giocato nella stagione 2009-2010 con 10 partite segnate per Rosellini tra le file della Pallacanestro Vigrano. Possesso di palla ora della formazione ospite, Greta Brunelli scarica per Procio Brasca, è sbagliato il passaggio a Mattias, transizione, pallone per Bolden, è da sotto, va a segnare, 15 a 14, quindi più uno per la formazione di casa, che conduce di una lunghezza, 3-26 al primo quarto, alla sirena del primo quarto. Ci sta tutto questo canestro di Mattias, lasciata libera dalle avversarie, in questo caso la Meccanica Nova Vigarano, ce l'ha rimessa intanto per Epoli, punteggio invariato 15-6, quindi Figera dal cambio, entra Nativi, playmaker, e Bolden lascia il posto a Natali, mentre da una parte Calamai per Madonna e rientra Uland per Procio Brasca per quanto riguarda la formazione toscana. Ristabilito quindi l'ordine per quanto riguarda i cambi, partite ancora dopo i cambi, pallone di Rosellini, ha provato la tripla sul ferro, facile rimbalzo recuperato, accimolato e arpionato da Gili, ottimi lob di Sara Bocchetti per Rakova, 15, anzi ora più 2, diventano 17-16 per Pallacanestro Meccanica Nova che conduce di una lunghezza. Sbaglia intanto un passaggio Calamai, va in transizione con una bella azione Natali, Nativi e va a segno Natali, passaggio a Nativi, altre due giocatrici under 17, così come Gilli che ha il possesso di palla, ora va un fallo personale con una grinta determinazione, va a cozzare contro il muro di Empoli che ha naturalmente queste due giocatrici che sono andate in raddoppio verso Gilli, ha commesso fallo una di queste, si tratta di Nadia Calamai, conseguentemente c'è anche il time out chiesto dall'allenatore di Empoli Alessio Cioni che vuole evitare break fino a questo momento. Vigarano ora al vantaggio massimo con 19-16 più 3 per la formazione di casa allenata da coach Andreoli, assecondato e aiutato dai vice allenatori Marco Castaldi e Fabrizio Frabetti. Alle volte c'è anche l'appoggio di Annunziata dello staff tecnico, vice allenatore invece della formazione toscana Mario Ferradini e Jacopo Giusti. Fino a questo momento quindi una partita comunque equilibrata, il punteggi delle singole giocatrici, Vigrano, Fitzgerald fino a questo momento 2 punti, Bocchetti 5, Bolden 4, Rakova 6 e 2 punti di Silvia Nativi realizzati poco fa per Empoli, sono i 3 punti di Madonna, tanto va in lunetta Gili dopo il fallo precedente al time out chiesto da Cioni. Chiabotto con 4, dicevamo Procio Brasca con 4, Mattias con 5, va a fallire intanto il primo tentativo di tiro libero Gilli, Mattias 5 per comporre totalizzare i 16 punti, diventano ora 20 e quindi porta a 20 punti Vigrano il secondo tiro libero realizzato da Gilli, 20-16 per Vigrano. Questo di palla è per Empoli, ci pare Brunelli sul ferro che ha provato un tiro dalla lunga distanza, non era però da 3 punti, e intanto la rimessa è di Empoli, sembrava e ci pareva che fossero già dirette dalla metà campo opposta, le giocatrici ospiti. Brunelli per Calamai, Calamai prova a girarsi, c'è la marcatura di Natali, probabilmente
c'è anche un fallo di Natali, nulla di fatto, quindi fino a questo momento 2 minuti al termine del primo quarto, 20-16 il punteggio. Brunelli prende trazione sul ferro, recupera, rimbalza Mattias. C'è il fallo intanto. No, è uno scontro fisico, non ci sono, abbiamo appurato situazioni di falli. Caduta a terra un attimo Rakova. Che deve essere accompagnata comunque in panchina da Gilli e dal vice allenatore Marco Castaldi, un po' zoppicante, giocatrice che aveva già qualche acciacco, ma che comunque si sta dedicando alla causa, e quindi c'è il cambio. Valentina Fabbri entra in campo al posto di Rakova. 20-18 più 2 Vigrano, un ottimo scambio. Nativi Gilli, Natali, tre giocatrici che sono abituate a giocare insieme, nulla di fatto. 20-18 Empoli e Calamai. Rosellini scarica sotto per Mattias, va a segnare, lasciato un attimo libera da sotto le plance di realizzare Mattias. E Natali per Nativi, il blocco di Fabbri, tentativo di pick and roll, invece Nativi scarica per Bocchetti e prova la tripla sul ferro, prova il rimbalzo Fabbri, viene anticipata invece da Mattias, quindi Rosellini, scaricato Brunelli, e poi per la bella tripla di Mattias ha realizzato una tripla. Punteggio ora di 20-23, mancano 60 secondi al termine del primo quarto. Nativi, provato il blocco Fabbri, viene anticipata, anche perché è facilmente intuibile il passaggio diretto a Natali, viene anticipata Natali, transizione, e c'è il canestro realizzato da Ulanda con immediato time out chiesto questa volta dalla meccanica nuova, da coach Andreoli. E quindi è passato in vantaggio Empoli, più 5 per la formazione toscana, era in vantaggio la formazione di casa. Poi c'è stato questo break dettato anche da due azioni offensive di Vigarano che non sono andate a buon fine, smorzate una volta per l'intuizione in fase difensiva di una giocatrice di Empoli e l'altra per una ingenuità. Per cui ora sul punteggio di 20-25 per la formazione, a vantaggio della formazione Usbasket Rosa Empoli, ci apprestiamo a vivere questi secondi finali conclusivi del primo periodo alla Pala Vigrano. In campo Fitzgerald, rientrata in campo al posto di Nativi, poi Bolden, Natali, Gilli e Fabbri. Per quanto riguarda invece la formazione ospite, abbiamo in campo Mattias, Uland, Rosellini, Calamai e Brunelli. Bolden intanto per Vigrano scarica fuori Natali, Bolden ancora, velocemente circolazione di palla Fitzgerald, Gilli prova a girarsi, Gilli va a segnare un bel canestro scivolando dalla posizione di ala verso il tabellone. 22-25, 20 secondi ancora di gioco da spendere, 15 secondi in particolare per la formazione ospite che va a fallire. C'è la possibilità con 12 secondi di gioco per Vigrano di realizzare, c'è una tripla, di impattare il match al primo periodo. E Gilli carica per Natali, c'è un fallo da Empoli con il primo fallo di Calamai. Secondo fallo. E determinazione per le giovani under 17 in campo per quanto riguarda la formazione di casa, con Giulia Natali in lunetta. È il primo tentativo che va a segno. 3 secondi in gioco, 23-25, alla seconda opportunità per il tiro, sbaglia, ma c'è bel rimbalzo di Fabbri che scarica per Natali, allo scadere prova il tiro, erano 3 secondi di gioco,
va a sbagliare da pochi metri, 23-25 con questo punteggio a favore di Empoli, termina il primo periodo alla Rosellini, Madonna. Brunelli e Uland e Procio Brasca che marca direttamente Valentina Fabri. Fitzgerald, possesso di palla Vigarano, Gilli profinge il tiro, poi va in penetrazione da sotto, va a realizzare, ha finto il tiro, poi ha lasciato lì la propria avversaria. 25 pari, ha impattato Gilli, Rosellini per Procio Brasca, una tripla e va a segno Procio Brasca. Quando si sposta e viene in posizione di post alto, non si blocca nel tiro da tre punti. Bolden per Fitzgerald, penetrazione, scarica per Fabri sul ferro, recupera però di nuovamente la sfera Fitzgerald, 25-28 punteggio. Fitzgerald al tiro sul ferro, più 3 per Empoli. Madonna chiama lo schema, Brunelli, grandi movimenti per fondazione di Empoli, Rosellini, Madonna, Natali, Madonna, è una zona 2-3, quella che schiera difesa tattica, è passata a difesa tattica. Qua c'è Andreoli, cambio per Empoli, cambio per Empoli. Intanto Chiabotto rientra e esce Rosellini per Empoli con la rimessa di Meccanica Nova. Natali, Fitzgerald, Fitzgerald attende le disposizioni delle proprie compagne con Madonna che prova la marcatura, c'è il blocco, tentativo di blocco di Gilli che viene liberata, poi intanto Gilli è marcata da Manetti, Gilli scarica per Natali, provato a, con il braccio a far roteare la sfera, era spostata verso destra, non è riuscita nell'intento, la sfera si è innalzata a campanile, non è andata a segno, è andato quindi a canestro. Poi tanto c'è un fallo di Greta Brunelli, ex biancorossa meccanica, no, della pallacanestro Vigarano. E intanto esce Natali, è entrata Bocchetti per Vigarano, mentre si appresta al primo tiro libero a Bolden, canestro realizzato, 26-28 in attesa del secondo tentativo, va a segno Bolden, 2 su 2 quindi, meno 1, è a una lunghezza di distacco da Empoli. In fase offensiva con Tajara, scambia con Procio Brasca, posizione di post alto, prova la penetrazione, va Fabri e Gilli vanno a raddoppiare con la rimessa di Meccanica Nova, quindi un'azione che giova a Vigarano perché ha ottenuto un effetto. Fitzgerald, Gilli per Bolden e il passaggio dai e vai per Fabri che va a segno. ...29-28 è il vantaggio di Vigrano con un tiro libero aggiuntivo. Fallo di Nanetti su Fabri dopo una bella transizione in contropiede e va a segnare ora Valentina Fabri sul tiro libero, 30-28 più 2 Vigrano, 8-05 e rientra Mattias per Empoli a posto di Procio Brasca. Bolden perde palla, comunque sotto controllo, cede a Bocchetti, penetrazione e scarico per Bolden, sembrava più un tiro ma va al doppio rimbalzo offensivo Fabri che poi subisce fallo, aveva recuperato due volte la sfera Valentina Fabri. Secondo fallo intanto per Chiabotto, 7:47 di gioco, 30-28 più 2 Vigarano con Empoli sempre in partita per questo finale di secondo periodo. Fabri, secondo tentativo, va a segno, secondo tentativo,
Fabbri. 30-28 più due tiri liberi realizzati, 32-28, e sbaglia intanto Empoli nella successiva azione, quindi più 4 Vigrano dopo i due tiri liberi realizzati da Valentina Fabbri, con la rimessa sempre di Empoli. Madonna al possesso di palla per Mattias, provate il tiro, poi c'è il terzetto dietro la linea delle due guardie nella zona tattica 2-3 che tiene il muro alto per evitare tiri alle avversarie. Funziona efficacemente questa, in questa occasione, la difesa a zona 2-3 chiesta da coach Androlli alle proprie giocatrici. Fitzgerald intanto si arresta, accelera per il terzo tempo e subisce anche fallo. Intelligente questa azione offensiva di Fitzgerald. 7-15 di gioco, 32-28 più 4 per la formazione biancorossa di casa, con il fallo di Brunelli. Greta Brunelli è il suo secondo fallo. Intanto c'è un cambio per Empoli, entra Procio Brast sotto le plance e esce Manetti con Fitzgerald in lunetta, a segno, precisissima come solitamente lo è nei tiri liberi Fitzgerald, e va a segnare Fitzgerald, va a segnare 32-28, 34-28 con due tiri liberi realizzati da Fitzgerald, più 6 Vigarano. Intanto c'è un fallo, fallo di Bolden, secondo fallo con Greta Brunelli che era caduta a terra. Intanto Natali ancora in campo, Bolden prende fiato in panchina, cambio Natali nelle rotazioni, sta prendendo confidenza Natali, Nativi e Gilli nelle rotazioni. Partendo dalla panchina c'è il tiro intanto di Procio Brasca, che sta impallinando comunque da più parti Vigarano, altri due punti, 34-30 per Vigarano, pallone per Gilli, finge il passaggio, si arresta, poi cerca di girarsi, scarica con una discreta tecnica per Bocchetti che va a segno con una tripla delle sue, ed è il 37-30. 37-30, 6-34 ancora di gioco, con Empoli che non molla, sta dimostrando grinta e determinazione. Qualche bella giocata anche Empoli, scarica Mattias, però bella tripla di Madonna, e mette una ciliegina alla sua prestazione Madonna fino a questo momento. E il tiro di Fitzgerald, due punti, pestava la linea, l'arco del tiro da tre punti, quindi sono due punti. 39 Vigarano, 33 Empoli, meccanica nuova 39, Us Scotti basket rosa, Empoli 33. Tanto c'è un fallo in meccanica nuova Vigarano, con il primo fallo di Valentina Fabbri, cambio Gilli, rientra in panchina con Nicoli che in campo, ma c'è un time out chiesto da coach Alessio Cioni di Empoli sul punteggio di 39-36 più 6 per Vigarano, e quindi sta recuperando terreno Vigarano, è ripassato in vantaggio, ora conduce di 6 lunghezze a 5.57 ancora dal termine del secondo periodo e prima quindi dell'intervallo lungo. Vigarano, meccanica nuova, Fitzgerald 6 punti, Bocchetti 8, 6 punti di Bolden, da segnalare anche i 6 punti di Racova in panchina dopo lieve infortunio a ginocchio, naturalmente speriamo nulla di grave per la sua incolumità fisica. Natali con un punto, Nativi con due, Gilli con cinque, unitamente a Valentina Fabbri. Per la formazione ospite, Madonna 6 punti, Chiabotto 4, Procio Brasca con 9 punti, Mattias 12, il centro della formazione ospite, Huland con 2, Rosellini e tutte le altre giocatrici con 0 punti nel tabellino, e quindi ci apprestiamo a vivere questo scorcio di secondo periodo. In campo Fitzgerald, Vigarano, Fitzgerald, Bocchetti, Nicoli, Natali e Fabbri, mentre per basket rosa Empoli, Madonna, Chiabotto, Procio Brasca, Mattias e Brunelli in campo. Procio Brasca, le due guardie, Madonna,
funge da play con Chiabotto, un'altra Brunelli con Mattias, il centro della formazione ospite, accelera intanto con deviazione, accelerato il Gerald, c'è una deviazione nel tentativo di passaggio a Natale, posizione di ala sul fondo, rimessa di Bocchetti, cambio di Empoli, rientra Juland per Brunelli e Juland. L'ala della formazione ospite, Bocchetti, bel passaggio, bella intuizione, non si vede del passaggio però Valentina Fabbri. Sara Bocchetti ha avuto una ottima intuizione, non l'ha seguita nella sua intuizione Valentina Fabbri per l'occasione naturalmente. Sfuma quindi questa opportunità per Vigherano Meccanica Nova sul punteggio di 39-33, quindi conduce sempre la formazione di casa, più 6, 5-23 ancora di gioco con il tiro da 3 tentato da Madonna e va a segno con una bella tripla anche Madonna. Ora 39-36, ricuce il divario, sotto di 3 lunghezze Empoli che prova a riagguantare la partita, ma tanto c'è un fallo per Empoli, quindi con il terzo fallo per Chiabotto, con i due tiri liberi che vengono assegnati a Bocchetti in lunetta a 5-10 ancora di gioco, 39-36, va a sbagliare il primo tentativo Sara Bocchetti, il primo tentativo che sfuma per Sara Bocchetti, ha la seconda opportunità, va a segno, ora più 4 Vigherano, 40 Meccanica Nova, 36 USA Scotti Basket Rosa Empoli, cambio intanto, rientra Calamai, esce Chiabotto, in campo Empoli con Madonna e quindi Calamai che aiuta Madonna, intanto sbaglia Procio Brasca sotto le plance, ora subito in velocità Vigherano, Bocchetti prova il blocco, Nicoli scarica Bocchetti per Figera, prova la tripla sul ferro, va a catapultarsi Natali, perde però il rimbalzo e Holland arresta e tiro la posizione dalla mezza lunetta, dalla mezza luna dei tiri liberi, va a segno 40-38, ha provato a intercettare Natali, il tiro intanto di Nicoli sul successivo capovolgimento di fronte con il rimbalzo di Natali che perde però la sfera oltre la linea di fondo ed è quindi ora la giocatrice di la giocatrice ospite Calamai, posizione di playmaker, dirige un po' il gioco alla formazione di Empoli e sbaglia il passaggio a Uland, viene intercettato dalla difesa di Vigherano, Natali, sporcato il passaggio di Natali a Nicoli, ne approfitta Empoli con Uland in velocità, scarica la posizione di ala Calamai che va a segno, con i tifosi di Empoli ci sono una nutrita schiera nella gradinate del Palavigherano e intanto con questo tiro su 40-41 c'è il vantaggio, ritorno in vantaggio la formazione di Empoli, 40-41, 4 minuti di gioco e poco più una manciata di decimi per questo scorcio di secondo periodo con il time out chiesto ora da coach Luca Andreoli. È recuperato il divario, basta un minimo di deconcentrazione soprattutto in fase difensiva per rischiare grosso e quindi non vuole correre rischi Luca Andreoli e vuole subito catechizzare le proprie giocatrici affinché avvenga, ci sia più concentrazione in fase difensiva e una maggior precisione in fase offensiva e quindi anche più continuità di rendimento per quanto riguarda la formazione biancorossa che rientra in campo con Nativi Play Fitzgerald, quindi due piccole, quindi Bocchetti col 3, Nicoli posizione 4 e Valentina Fabri posizione 5, Empoli in campo con Madonna, Calamai, Roland, Mattias e Procio Brasca, scarica Nicoli per Fabri, circolazione di palla, c'è il blocco di Fabri, Figera invece non effettua la penetrazione, scarica l'ala per Bocchetti,
che disorienta l'avversaria. Si trattava di Calamai, perde palla comunque Vigarano, ottima transizione e va a realizzare Uland. 40 Meccanica Nova, Vigarano, 43 Empoli, un vantaggio di 3 lunghezze, molto carico Empoli, determinazione in grinta, prova il tiro da 3, la tripla di Gerald, rimbalzo Valentina Fabbri, Procio Brasca e Uland perdono la sfera. Ed è Valentina Fabbri in lunetto dopo il primo fallo di Mattias. Erin Elizabeth Mattias, giocatrice statunitense, pivot classe 95 di 1,94, pescato nel mercato statunitense per questa giocatrice, la prima stagione a Empoli, anche in Italia. E quindi 41-43 il punteggio, più 2 per Vigarano, e la tripla di Procio Brasca che non perdona. 41-46, più 5 Empoli. Si schiera ora Fitzgerald, molta determinazione in fase difensiva per Empoli. Fitzgerald, difficilissimo, prova a scardinare la difesa avversaria con un tiro all'altezza della lunetta. 43-46, ci ha provato anche in precedenza, non era felice la percentuale al tiro. In queste fasi per Fitzgerald si affida all'estero della play statunitense, Vigarano, per scardinare questa difesa aggressiva di Empoli. 2-37, 43-46, c'è intanto il primo fallo di Sara Bocchetti, più 3 per la formazione ospite. Entra Gilli, esce Fabbri, quintetto basso per coach Andreoli, tentato in questo momento, quindi in campo Fitzgerald e Nativi, quindi Gilli, Miccoli e Bocchetti, quintetto basso. Intanto Calamai ha segnato, 43-48, sempre più 5 Empoli, che non sbaglia in questa fase, molto preciso Empoli. Ci prova anche Nativi con coraggio, con determinazione. 43-48, nulla di fatto, 2-15 di gioco. Procio Brasca prova a girarsi, c'è la marcatura di Gilli. E intanto nulla di fatto in questa azione, se non che c'è il primo fallo di Caterina Gilli, in qualche protesta dei tifosi locali. Riceve il pallone Uland, c'è un fallo, anche Nativi va a commettere un fallo. 43-48, liberi per Uland. 43-48 in vantaggio Empoli, che ha cominciato con una notevole intensità agonistica questa partita, concentrata al massimo per agguantare due punti che potrebbero diventare importanti ai fini della lotta per la conquista play-off, anche se è il fanalino di cosa la formazione toscana. Fitzgerald, Gilli, scarica per Nativi, finge il passaggio, poi il passaggio a Miccoli, non va a buon fine per l'intercetto dei raddoppi della formazione ospite. Ha recuperato ora la sfera, però Nativi ha intuito i passaggi della sua formazione, della formazione ospite. Intanto è l'ottimo assist di Nativi per Miccoli, che non agguanta bene la sfera e va a fallire questo tentativo. Pallone ora in fase offensiva per Empoli, ci ha provato in condizioni precarie, poca coordinazione, stava cadendo a terra, ma la giocatrice Uland di Empoli, la giocatrice statunitense figlia dell'Empoli, sbaglia, però Fitzgerald un po' precipitoso al tiro, va a recuperare Gilli e da sotto passaggio a Miccoli di Gilli, da sotto va a realizzare Miccoli. 45-53, più 8 Empoli, con questa tentativo sbagliato fallito di Empoli. Ora Caterina Gilli che apre il gioco per Bocchetti, Bocchetti per Miccoli, prova a girarsi, scarica per Nativi,
probabilmente l'infrazione di passi di Silvia Nativi, fischiato la giocatrice, giovane giocatrice di casa. E intanto Calamai esce, rientra Rosellini con la rimessa di Empoli, meno di un minuto di gioco, 49 secondi e una manciata di decimi da giocare, con punteggio di 45-53 in questa fase finale di secondo periodo. Empoli ha racimolato punti, c'è stato un break, ora conduce di 8 lunghezze la formazione ospite, con Madonna che non perdona, un'altra tripla, 56-45 più 11 in un battibaleno. Si è lasciata soffiare in questo minuto e mezzo di gioco, con qualche passaggio impreciso Vigarano, e ne ha approfittato Empoli, che nei tiri è piuttosto efficace nelle percentuali al tiro. Quindi, di fronte invece ai numerosi errori, questo scorcio di Vigarano al tiro, naturalmente sta pagando pegno con questi 11 punti di divario. Tanto c'è il primo fallo di Rena Feionda, Fitzgerald porta in lunetta Madonna Tajara, ed è il primo tiro libero a segno. 45-57 in una manciata di minuti, è stato un break importante per Empoli, va a fallire il secondo, ma va a recuperare la sfera Empoli, che nel momento in cui sono fuori gioco offside Fabbri e Rakova, naturalmente deve fare nel miglior modo possibile la formazione di casa. Prova il tiro Gilli, 45-57, con questo punteggio termina il secondo periodo e quindi si va all'intervallo lungo. Meccanica Nova Vigarano 45-4 e Valentina Fabbri 5. Empoli in campo con Madonna Brunelli, quindi Procio Brasca, Mattias e Hulan. Tentativo primo della partita di Procio Brasca su ferro, ma poi la sfera va a canestro, 45-59, quindi il massimo vantaggio del match per Empoli, che è partito a sprombattuto anche in questo terzo periodo. 45-59, 9 minuti, 6-5 di gioco, c'è il passaggio di Fitzgerald per Fabbri, che perde la sfera malamente. Brunelli non perdona la lunghezza, questa volta sbaglia, perde palla Empoli nel rimbalzo, Miccoli avvia il contropiede con Bocchetti che realizza una tripla, 45, ora diventano 48-59, con questa tripla di Sara Bocchetti, capitano della formazione ospite. Madonna ha provato la tripla, va a recuperare il rimbalzo, è lasciata libera anche di andare a recuperare il rimbalzo, sbaglia secondo tentativo, Valentina Fabbri riprende la sfera, la perde malamente con ingenuamente anche Fitzgerald, 48-59, Procio Brasca, Brunelli scarica per Madonna su ferro, e poi Bocchetti a bolla nella sua destra, prova la tripla e va a segno, ancora Bocchetti, 51-59, sta ricucendo il divario, c'è un break di 6-0 per Vigarano in questa fase di gioco, all'inizio del terzo periodo. Percentuali di tiro globali, tiro da 2 Vigarano che in questo momento è un 43%, mentre ha un 54% Empoli, che fa velocizza la circolazione di palla Empoli, va a sbagliare intanto Uland, rimbalzo cura di Vigarano con il fischio della direzione del Biltrale, Chiara Corias va a segnare il primo fallo per Tajara Madonna, 51-59, 8 punti di vantaggio di Empoli. Fitzgerald, mi pare una difesa a zona per Empoli molto sporca, con raddoppi di Procio Brasca, è il secondo fallo della
stessa giocatrice della Repubblica Ceca va a commettere fallo su Bolden con i due tiri liberi di Bolden. 7.47, cronometro fermo, fisso, ancora da giocare a 7.47. Sfortunata in questa occasione Bolden, la sfera stava entrando e fuoriuscita, nullo quindi in termini di efficacia, primo tiro libero. Va a segno invece secondo, 52-59 il punteggio. Empoli, passaggio lob di Uland per Mattias, c'è un fallo intanto, secondo fallo di Valentina Fabbri, deve stare attenta Valentina Fabbri a non caricarsi di falli, sarà decisiva per questo finale di gara. 52-59, meno 7 Vigarano, scarica Procioprasca per Madonna che va a segno. Intelligente questo, questa azione di Empoli. 52-61, 9 lunghezze di vantaggio per Empoli. Fitzgerald, Bocchetti, velocemente per Bocchetti, ma poi c'è da Nicoli, Nicoli, Bocchetti, non c'è nessun movimento, che qualche giocatrice che tagli nell'area dei 3 secondi, va a commettere fallo poi Brunelli su Nicoli. È il terzo fallo intanto per Brunelli, suo terzo fallo. Terzo fallo di Brunelli. Bolden dopo la rimessa per Bocchetti, il tentativo di pick and roll che libera Fabbri e va a segno Valentina Fabbri. 54-61, chiama intanto uno schema Brunelli, cade a terra Bocchetti, Brunelli dalla parte opposta per la formazione ospite, Madonna va a recuperare la sfera, c'è la palla contesa assegnata a Empoli. In certi frangenti Empoli velocizza la circolazione di palla, diventa difficile anche per Vigarano raccapezzarsi e leggere le situazioni. Questa volta ha perso, c'è stata palla contesa assegnata a Meccanica Nova per il solito, la solita procedura dell'alternanza. Fitzgerald in possesso di palla, movimenti dalla parte opposta, Brunelli che prova la marcatura a Bolden, scarica per Fabbri con un tentativo di pick and roll e c'è un fallo questa volta assegnato a Empoli, quarto fallo per Greta Brunelli. Si è caricata di falli la ex giocatrice biancorossa. Brunelli in panchina e subito in campo Francesca Rosellini con Valentina Fabbri molto alta, cede per Bolden, prova a liberarsi, vengono bloccate le linee di passaggio da Empoli con il tiro intercettato da Huland. Ma va a recuperare una bella sfera a Bolden e ora accelera, accelera per Fitzgerald, prova la tripla Fitzgerald sul ferro, ribasso per Bolden, ancora la tripla tentata da Fitzgerald sul ferro e va a commettere fallo, un pizzico di ingenuità. Fallo per Nicoli, rientra Nativi, cambio Fitzgerald in panchina. 54-61, sono 7 le lunghezze di vantaggio per Empoli, ha provato a ricucire il divario portando, dava tiro di 3 punti di Fitzgerald da meno 4 divario, attacca Empoli con Mattias, il raddoppio di Bocchetti e Fabbri con la rimessa per Meccanica Nova. La partita diventa molto molto tosta dal punto di vista agonistico, non ci sta naturalmente Empoli a perdere punti e sono una vittoria eventuale qui al Pala Vigarano, espugnando il Pala Vigarano significherebbe cercare e sperare ancora in una posizione playoff, cioè il decimo posto. Nicoli prova a incunearsi scivolando sotto le planche, va a commettere fallo Empoli sul tentativo di
Mikkoli, secondo fallo di Hulland statunitense. Intanto c'è un cambio, Lalamai entra al posto di Hulland e in lunetta va Mikkoli. In lunetta Mikkoli. Hulland guardia la statunitense. Pivote Mattias e va a segno che secondo tiro libero sono 56-61, meno 5 di Garano. Un periodo e mezzo di gioco ancora, viene commesso fallo intanto per Croce Brasca, quarto fallo di Mikkoli su Croce Brasca, costretta quindi in panchina per preservarla dai falli. Qua c'è Androli, richiama Mikkoli e fa il suo ingresso in campo nuovamente Caterina Gilli. E il tiro, arcuata la parabola di Nadia Kalamai, come è venuto anche nella prima parte di gara, nel primo e secondo periodo metta segno un'altra tripla importante. Gilli ha provato la tripla sul ferro, rimbalzo a cura di Empoli che molto carica e determinata. Rosellini per Madonna, velocità per Procio Brasca, va a intercettare la giocatrice di Ligarano, ci è parso Gilli, pallone oltre la linea di fondo a Procio Brasca, va a segnare, molto determinato Empoli. Meno 10 Vigarano, 4:41 di gioco, con Silvia Nativi che dirige il gioco, con Bocchetti prova la tripla, non è curata bene la mira, pallone sul ferro, subito Empoli con la difesa sguarnita in fase difensiva, da si schiera ora Vigarano. Procio Brasca, provate il tiro Rosellini della marcatura di Bocchetti, prova il tiro ed è inserata, sì, Empoli, e Rosellini va a segno 56-69, più 13 su questo piano, pare in vantaggio Empoli sulla partita. Se viene messa sul piano agonistico deve ragionare maggiormente la formazione di casa, rallentare probabilmente anche i ritmi, perché su questi livelli naturalmente ci pare avvantaggiato la formazione ospite. Fino a questo momento quindi con punteggio fermo sul 56-69 più 13 con 4 minuti e 15 secondi di gioco, diamo un po' un'occhiata a quelli che sono i tabellini. Per Empoli ci sono i 15 punti di Madonna, 4 punti di Chiabotto, 16 di Porcio Brasca, 12 punti per Mattias, gli 11 di Hulland, gli 8 punti di Kalamai. Sono 6 le giocatrici che stanno rimpinguando il bottino per quanto riguarda la formazione ospite. È più distribuito invece tra più giocatrici di punti di Grano, Fitzgerald 8, 15 Bocchetti, 4 Nicoli, Bolden 7, Bracova 6, 1 per Natali, 2 Nativi, 5 Gilli, 8 Valentina Fabri. Capo Vigrano con Nativi, possesso di palla, playmaker, quindi Bocchetti, Bolden, Gilli e Valentina Fabri, prova l'incursione Gilli, deve girarsi, scarica per Bocchetti, recupera la palla, gli stava sfuggendo, ancora Bocchetti per Fabri, sbaglia il tiro Valentina Fabri sul ferro, rimbalzo a cura di Empoli, chiama Kalamai lo schema per Hulland, Rosellini per Hulland, deve faticare in difesa Vigarano, e Caterina Gilli che commette fallo, secondo fallo di Caterina Gilli, 56-69, sempre 13 lunghezze di vantaggio per la formazione di Empoli che sta dando continuità alla propria azione, intensità importante per la formazione di Empoli. Sempre in panchina Fitzgerald, probabilmente cercherà di lanciarla coach Andreoli nell'ultimo periodo, sta facendo rifiattare Fitzgerald. Nativi e playmaker in questa fase per Bolden, prova il blocco, tentativo di pick and roll Gilli,
e va in penetrazione Bolden, commesso fallo su Bolden, si tratta del fallo di Uland. Elia Uland, un fallo, 3:27 al termine del terzo periodo, 56-69, entra Manetti per Uland e in lunetta è Bolden, c'è il tentativo di Bolden e va a segno il primo tiro libero, 57-69, 3:27, il cronometro è fisso sul punto. 3 minuti e 27 secondi. E subito l'azione di Empoli. Oltre la linea laterale c'è la rimessa di Meccanica Nova, che ha la possibilità quindi di un break in questa fase. Bocchetti va a dettare passaggio a Bolden. Bolden, resta il tiro di Bolden sul ferro, prova a recuperare la sfera Valentina Fabbri, viene commesso fallo su Valentina Fabbri e c'è il fallo di Erin Mattias, secondo fallo per la statunitense, il centro titolare di Empoli. Questa partita tra le giocatrici più impiegate da Cacciacioni va a sbagliare il primo tentativo Valentina Fabbri, sempre 58-69. Se realizza questo secondo tiro libero sono 10, saranno 10 punti. Sbaglia il secondo tentativo, c'è l'ottimo palla contesa di Gilli per l'alternanza, pallone assegnato a Empoli, Procio Brasca esce e rientra Procio Brasca. Procio Brasca per Madonna, finge il tiro, ha dato dimostrazione di tirare con certa abilità nelle triple, si gira Manetti e passaggio sotto per Procio Brasca che va a segno, 58-69, 58-71, quindi con questi due punti di assotto di Procio Brasca, più 13, ancora una volta arrivate più 13, passaggio di sotto gli effetti per Valentina Fabbri, viene strappata una sfera in maniera regolare, ma c'è un'infrazione di passi per Empoli con la rimessa per Vigarano, e rientra Chiabotto e dice Madonna. E Chiabotto rientra in campo. La rimessa di Vigarano con Bolden, si libera Gilli, cede per Nativi, poi ancora Bolden, ricarica sulle spalle il peso di questa fase offensiva, va a sbagliare, c'è anche un intercetto, un'ottima azione difensiva di Empoli, subito in velocità Empoli, è il tentativo della numero 15, Manetti che va a segno, 71-58, sono 5 le 15 lunghezze di vantaggio, ora con canestro di Bocchetti diventano 13 punti di vantaggio di Empoli, subito in velocità va a sbagliare Galamai da sotto, poi la rimessa è di Empoli con Vigarano che pare in queste fasi un po' frastornato. Gerald e Natali entrano in campo Nativi e Bocchetti. Rimessa sotto. 1:55 da giocare in questo terzo periodo. Sono 13 le lunghezze di vantaggio di Empoli. In fase offensiva ora con il possesso di palla. Chiabotto per Calamai. Tentativo di Rosellini. Carica per il per Chiabotto. Tiro a lunga distanza fallito, in velocità Bolden, Natali tenta la tripla, sfortunata perché è uscita dal cesto la sfera, potevano essere tre punti per Vigarano, 1:34 di gioco, nulla di fatto con Vigarano che ha bisogno di una sferzata, ci vuole una svolta, ma Empoli sta dando prova di continuità e intensità e fino a questo momento
sta meritando il vantaggio. 1-21 al termine, 60-73 più 13. Terzo fallo intanto per Valentina Fabbri in lunetta, Nadia Calamai con due tiri liberi. 1-21 al termine del terzo periodo. A segno il primo tiro libero. Fitzgerald in azione offensiva, 60-75 il punteggio. Gilli si gira, trova Procio Brasca, mantiene il possesso palla e intuisce tutto Calamai, il passaggio a Natali, sbaglia clamorosamente e poi da sotto ancora Calamai va a realizzare con Chiabotto che ha passato alla sua avversaria. 17 punti di vantaggio per Empoli, 66-0 a 7-7, 77 per Empoli, meno di un minuto alla fine del terzo periodo, con Vigarano che sta subendo l'azione di Empoli. Madonna, 15 punti, questa è la situazione dei tabellini. Chiabotto 4, Procio Brasca con 18, Mattias 12, Olanda 11, Rosellini 3 punti, Calamai 10, ci sono anche 2 punti di Manetti. Per Vigarano, Fitzgerald 8 punti, Bocchetti 17, Micoli 4, Bolden 9, Racova 6, Natali 1, Nativi 2, Gilli 5, Fabbri 8. L'apporto di punti è tutto sotto la doppia cifra, a parte 17 punti di Sara Bocchetti. Quindi coach Andreoli avrà il suo bel da fare per far una conversione, un cambio di direzione, una svolta in sostanza questa partita. Fitzgerald ha ricevuto da Natali, campo Vigrano con Fitzgerald, Natali, Bocchetti, Gilli, Fabbri, scaricato Fitzgerald per Natali, pallone recuperato da Fitzgerald ancora una volta, Natali va a recuperare la sfera, marcata da un'avversaria, era Procio Brasca e Bocchetti, tiro, è un po' sporcato il tiro di Bocchetti, stava scadendo anche il termine dei 24 secondi per l'azione offensiva, una marcatura di Natali su Chiabotto, prova a recuperare la sfera e la recupera con una intensità difensiva importante, poi c'è Fitzgerald, sbaglia Fitzgerald da sotto anche sulla difesa della l'avversaria e c'è il fallo intanto per la numero 15 Laura Manetti, con il secondo fallo della stessa giocatrice. Più 17 per Empoli, sono 17 lunghezze da recuperare per la formazione ospite. Tiri liberi intanto, Bocchetti già raggiunto in questo terzo periodo i falli di squadra, sono 5 per entrambe le formazioni, con il tiro libero realizzato da Bocchetti che porta Vigarano a 61, 61-77 il punteggio, 6-1 a 7-7, con questo tiro libero diventano 62 punti di Vigarano, 62-77 più 15, 3 secondi, 2-1, sta scadendo il terzo periodo, ha provato il tiro nonostante tutto Lisa Chiabotto e termina con un punteggio di 62-62 a 77-77, questo Chiabotto, Pocio Brasca, quindi abbiamo Rosellini e Calamai. Vigarano, Fitzgerald ha provato la tripla, tentativo di rimbalzo recuperato da Fabbri, palla contesa e a favore di Empoli. In campo Vigarano con Fitzgerald, Natali, Gilli, Bocchetti e Fabbri. Madonna, scarica per Procio Brasca, veloce circolazione di palla per Madonna, ancora Procio Brasca, si libera Chiabotto, si tira zona 2-3, Vigarano, Bocchetti dalla parte della linea delle tre giocatrici insieme a Natali. Infrazione di passi con Meccanica Nova che si appresta
ad avviare un'azione offensiva con punteggio di 62-77, 6-2-7-7 più 15 per la formazione ospite. Fitzgerald, c'è il blocco di Fabri, tentativo di pick and roll, Gilli si libera a lato di Fitzgerald, Natali ha provato l'azione, c'è intanto un fallo probabilmente di Madonna Tajana, un secondo fallo. Vigarano in possesso di palla con Fitzgerald per Valentina Fabri. Natali, Fitzgerald, arresto, va in terzo tempo, va a segnare, 64-67, 7-7, subito in contropiede, veloce il gioco di Empoli, Chiabotto, va a recuperare Fitzgerald la sfera, recupera Madonna e va a segnare Fitzgerald, 66-77, tiene il recupero che all'inizio della partita si rivolga verso Vigarano e coach Alessio Cioni chiama immediatamente il time out per evitare break. 8.55 al termine della partita con 11 lunghezze di vantaggio, temendo conseguenze ha subito chiamato time out coach Cioni per cercare di dare un porre rimedio a una situazione che vede Vigarano schierata tra l'altro con una difesa zona 2-3 con marcature molto pressanti in fase difensiva, naturalmente in pressing per recuperare qualche punto. Fitzgerald, Bocchetti, Natali, Gilli e Fabri, è il quintetto schierato da Vigarano. Empoli, Mattias, Juland, Procio Brasca, Madonna e Rosellini, ex biancorossa, ripetiamo, per la canestro Vigarano. Una decina di anni or sono, subito Empoli, Procio Brasca, possesso di palla che ha ricevuto da Mattias, e la tripla tentata da Rosellini, un taglia fuori che favorisce Bocchetti, va a recuperare Bocchetti, 8.35, scarica per Natali, Natali prova la penetrazione, va a realizzare Natali con coraggio, 68-77, 68-77, Procio Brasca per Rosellini, sentire il piccarolo di Procio Brasca. E ora Mattias, c'è la tripla, se non vi ammirate di Ulland, no, sono due punti, 8 minuti, 68-79-11, il ferro, rimbalzo, naturalmente sta cedendo qualcosina a rimbalzo Vigarano, nonostante la presenza di Valentina Fabri, non deve permettersi tiri sbagliati, deve naturalmente essere efficace al tiro, nelle azioni, eventuali perdite possono dare tiri sbagliati, possono consentire maggiori rimbalzi alla formazione ospite. Sbaglia Empoli, 7.32 al termine, 68-79 più 11, Vigarano va in penetrazione, Fitzgerald, c'è un fallo intanto probabilmente di Juland se non andiamo errati. Quarto fallo è in effetti il quarto fallo di Juland con due tiri liberi per Fitzgerald, 68-79. Primo tiro libero di Fitzgerald, va a sbagliare, va a fallire il primo tiro libero, si rammarica con se stessa per questo errore, naturalmente ci teneva a uscire dignitosamente e va a segno Fitzgerald, 69-79. E subito Madonna, Madonna per Rosellini, Rosellini per Calamai,
oramai Procio Brasca. E il canestro realizzato da Rosellini. 69-81 più 12, provato Gilli, la tripla, nulla di fatto, madonna, marcatura di Fitzgerald, prova tutto per tutto ora Vigarano, intervento di Fabbri, provato ad anticipare Mattias, e c'è il quarto fallo di Fabbri. Cambio della meccanica nuova. Esce Natali, 69-81 più 12 per Empoli, 6-44. Gioca tutte le sue carte anche Vigarano, coach Andreoli con Rakova in panchina. Rimessa per Empoli, madonna, è il tiro di Mattias, va a segno Mattias. 69-83 più 14 Fitzgerald. Gilli prova l'azione, passaggio a Bolden, 11 secondi, tutte le linee bloccate di gioco, Bocchetti, e il fallo di Empoli, 69-83, terzo fallo di Procio Brasca, cambio di meccanica nuova, rientra Nicoli per Valentina Fabbri, quintetto che si abbassa per Vigarano, in campo con Fitzgerald, Bolden, Gilli, Bocchetti, Nicoli, il passaggio per Gilli, ha provato l'azione, è sfortunato in questa situazione Gilli, passaggio sotto, ha provato un semigancio e va a sbagliare. Una bella azione di Empoli, al volo ho provato a effettuare tutto, Mattias va a fallire, va a segnare invece di Gerald, il 71esimo punto per Vigarano, 12 lunghezze di vantaggio per Empoli, deve schierarsi la difesa di Vigarano e Nadia Calamai, possesso di palla, Rosellini, Calamai, Rosellini, Procio Brasca, è sporcata questa azione offensiva di Vigarano, poi ingenuamente perde ancora palla Fitzgerald. 5.32 al termine della partita, 71-83, qualche errore di troppo in casa Vigarano, un po' anche Fitzgerald, ma a volte deve cantare e portare la croce, come si diceva un tempo, una frase fatta, concedetemela. E il passaggio sbagliato, Empoli non recupera la Madonna, va in sola, in contropiede Fitzgerald a realizzare il 73esimo punto più 10 Empoli, che ha ancora energie per l'azione offensiva, Nicoli. Quindi fallo di meccanica nova, il secondo fallo per Fitzgerald, 73-83, sono tre falli di squadra a carico di Empoli, due per Vigarano, Gilli, marcatura su Rosellini, Calamai, fallito il tentativo di Calamai, pallone oltre la linea laterale, ma va a fischiare un fallo Chiara Corries. Fallo personale, quinto fallo di Nicoli. Rientra Fabbri. Nicoli naturalmente rientra in panchina questa fase di gioco piuttosto concitata. 73-83 più 10, quindi il punteggio più 10 per Vigarano, per Empoli, scusa, Madonna, c'è la marcatura su Madonna di Fitzgerald, Bolden cerca di bloccare Mattias, Rosellini prova la tripla oltre i 24 secondi, ma va sul ferro anche il tiro, Fitzgerald molto ben marcata da Madonna e va a segnare due punti con fallo subito. 75-83, fallo subito, 75-83, tentativo quindi in questo tiro libero di riportarsi
a portarsi a meno 7 nel caso venisse realizzato. Terzo fallo intanto di Bandon, 4:39 al termine della partita, cambio di Empoli, rientra Procio Brasca per Mattias. Procio Brasca un'ala, Mattias un centro. Fitzgerald va a realizzare questo tiro libero aggiuntivo. Meno 7 Vigherano, 4:38 al termine della partita. Procio Brasca è libera, Madonna, è tanto libero Procio Brasca nella meta di realizzare. Marcature un po' larghe, maglie della difesa un po' larga per Vigherano. Viene concesso questo tiro a Empoli, 85-76. Gilli, Bolden, prova il, la prova la penetrazione, frettolosa la sua azione. 76-85, 9 punti di vantaggio per Empoli. Madonna, prova a rincorrere Niccoli, prova a rincorrere Niccoli e ora è Calamai per il passaggio sotto a Procio Brasca che va a segno, 87-76. Viene, si costa contro il muro di Geraldi, Procio Brasca è in transizione, Holland va a segno, 76-89, 3:44 da giocare, più 13. Diventa difficile per Vigherano rimettere in carreggiata questo match, anche perché quando dà qualche cenno di recupero, improvvisamente ci sono blackout o situazioni un po', specie in fase difensiva, un po' critiche, che vanificano quel tentativo che alle volte c'è stato anche negli ultimi secondi di gioco, quando ha subito fallo Fitzgerald andando a realizzare, quindi con un'azione di 3 punti che ha riportato a meno 7 Vigherano, però non c'è stato nulla da fare perché nella conseguente azione qualche azione in fase difensiva non corretta ha consentito anche a Empoli di recuperare ancora la palla, la sfera, di realizzare. Quindi ora il punteggio è di 76-89 più 13 con il time out chiesto da coach Andreoli, con la sfera in possesso del terzo arbitro Chiara Curias. La rimessa di Bocchetti per Fitzgerald, 76-89. Ecco che scorre da questo momento il cronometro. Bocchetti, Gilli per Natali, Natali per Bolden, prova la penetrazione, Bolden sbaglia, Bolden questa penetrazione. 76-89 più 13, è un intercetto efficace di Gilli. C'è da Fitzgerald per la tripla di Fitzgerald sul ferro, nulla di fatto, ancora impreciso il tiro di Fitzgerald. 76-89 più 13, 3:13, naturalmente dovrebbe rallentare il ritmo Empoli, sporcato il tiro, il passaggio di Calamai verso Uland, va oltre la linea laterale con la rimessa di un gioco di Empoli, sarà curata da Nadia Calamai. Per Mattias, ora Calamai, il tiro di Madonna sul ferro e va a recupero della sfera di Garano. Fitzgerald per Gilli da sotto, si gira per Bocchetti, finge il passaggio a Natali, Bocchetti va in penetrazione, sbaglia, va a recuperare il rimbalzo e va a segno, 78-89 più 11, 2:38 di gioco. 2:38, ora sono 2:27, 78-89 più 11 secondi di gioco. Perde palla a Empoli e c'è Natali che va a passare da sotto a Fitzgerald, viene commesso fallo su Fitzgerald, 2 punti più un tiro libero aggiuntivo, 80-89 più 9 per Empoli.
con Vigarano che prova il tutto per tutto per recuperare una partita che si è fatta quanto difficile. A segno Fitzgerald con questo tiro libero aggiuntivo, time out chiesto da Empoli, puntuale Alessio Cioni nel chiamare questo time out. Diventano ora 8 le lunghezze di vantaggio di Empoli con 2 minuti e 16 di gioco. Tutto può ancora succedere qui al Pala Vigarano in questa partita comunque piuttosto intensa, non ancora conclusa neanche per sotto il punteggio, nonostante questa situazione che vede da parecchio tempo in vantaggio Empoli su Vigarano. Empoli usa Scotti, basket rosa, Madonna 15 punti, Chiabotto 4, Procio Brasca 22 punti con un 10 su 13, anzi un 8 su 10 per la precisione da 2, quindi ha un 80%, percentuale elevatissima. Mattias 14, Uland 15, Rosellini 5, Calamai 12, Manetti 2 punti, Vigarano, Figero 20, 2 punti, Vigarano, Figero 20, Bocchetti 21, Nicoli 4, Bolden 9, Racovar ferma sempre a 6 punti, 3 Natali, 2 Nativi, 5 Gilli, Vigarano in campo con Gilli, Natali, Bolden, Bocchetti, Fitzgerald. Formazione ospite, in campo con Madonna, Procio Brasca, Mattias, Uland e Calamai. Calamai, possesso di palla, prova a recuperare la sfera Natali, va a commettere fallo, chiamato dal terzo arbitro, Chiara Corrias, 2-0-2 al termine, secondo fallo intanto per Giulia Natali, già quinto fallo di squadra per Empoli, 81-89, 8 punti, 10 secondi di gioco per Passante Uland, da Procio Brasca per Mattias che non perdona, serata di grazia Mattias Anchella, 91-81, più 10, Gilli, Bocchetti, Bocchetti, Cozza contro Procio Brasca, non ci sono falli, sempre più 10 Empoli, 1-32, sempre 1-32, quindi passaggio a Calamai per Madonna e il tiro di Madonna, 3 punti, 94-81, più 13, 1-25 di gioco. Fitzgerald va a realizzare 83-94, più 11, naturalmente difesa, pressing, presa alta, ma rimessa ora è di Empoli con Madonna. Madonna, situazione quindi piuttosto intrigata per la formazione ospite fino a questo, scusate, per la formazione di casa fino a questo momento. Va a recuperare la sfera Natali e poi c'è la palla segnata a Empoli. Con la rimessa ancora di Meccanica Nova. Con il terzetto Battipaglia, Torino, Empoli, tutte a 6 punti. Questa vittoria eventuale di Empoli, se vincerà la partita, se guadagnerà 2 punti Empoli, sarà di fondamentale importanza per portarsi almeno verso la decima posizione. Rimessa Meccanica Nova, Vigarano è al sesto posto, unicamente al sesto San Giovanni, che ha perso Venezia, e Jason Gase Luce, la situazione. Vedremo dopo il termine dei 40 minuti della partita, che ha giocato, perde palla intanto Empoli con la rimessa segnata alla Meccanica Nova, 48 secondi di gioco, più 11 Empoli, che sta raggiungendo un obiettivo importantissimo nella sua lotta a salvezza, anzi potrebbe riguardare l'undecimo posto valido per
i playoff. 83-94 più 11, tanto direzione arbitrale, va verso Calamai e Bolden a consigliare calma. Bolden ricevuto da Bocchetti, si gira, prova la penetrazione, scarica troppo alta per Bocchetti, la rimessa per Empoli. 41 secondi di gioco, 83-94 più 11 più 11. Naturalmente l'apporto di Rakova sarebbe stato decisivo per questa partita, per un'infinita serie di ragioni, anche di natura tattica, oltre anche ai cambi che avrebbe potuto dare a Valentina Fabbri, carica di falli, e naturalmente in panchina. Secondo fallo intanto per Bocchetti, 11 più 11 per Empoli. Tanto a questo punto esce Gilli, entra Ceno ed entra Farina al posto di Bocchetti. Tiri liberi per Juland. Tiri liberi per Juland. Elena Ceno è una guardia del classe 2002. Atleta in graduale crescita fisica, mentre Victoria Farina, guardia alla classe 2003, una delle protagoniste del campionato Under 16. Perde palla Vigarano, a 30 secondi di partita ancora da giocare. Holland per Meccanica Nova, il terzo fallo. Fitzgerald, e due tiri liberi per Huland. Entra Lucchesini, esce Calamai. E va, segna il primo tiro libero, 83-97 più 14. 83-97, assegna ancora il maestro Huland. Fitzgerald, Bolden, provato la tripla da lunghissima distanza, distanza siderale, fallito. 83-98, sta per raggiungere quota 100 Empoli in questa partita. 83-98 per accontentarsi. Empoli sbanca la palla di Garano con punteggio di 98-83. US Basket Rosa Empoli guadagna due punti importantissimi ai fini della lotta salvezza, ma anche prospettiva playoff, con il decimo posto che garantisce